Buonasera e bentrovati con la seconda parte dell'Abruzzo del Pallone per rivedere le immagini salienti, i servizi delle gare del pomeriggio, Serie C e Serie D. Un pomeriggio agrodolce in Serie C in chiave abruzzese. Il Pescara d'autorità ha vinto sul campo della Viterbese, a segno tutto il tridente. Per il Teramo, seconda trasferta, in questo caso è andata male dopo la vittoria di Pesaro, una amarezza che si consuma proprio nel finale. Come si direbbe, la coda nel veleno, con Limolese che segna a tempo scaduto e si porta a casa la vittoria e anche il controsorpasso in classifica. In Serie D sorride il Chieti, male il Notaresco, sconfitta appunto per la squadra notareschina contro il Fiuggi per 2-0, e poi la Vastese che ha sfiorato ancora una volta il colpo, ma nel finale si è dovuta accontentare di un pareggio. Parleremo di tutto questo. Intanto vado a salutare lo ritroviamo dopo qualche giorno, il nostro Paolo Renzetti. Ciao Paolo, buonasera, come stai? Buonasera Andrea, grazie, un saluto a tutti i telespettatori. Discretamente bene, meglio. Pronto a tornare in pista? Si spera a breve. Tra qualche giorno, sì, spero. Benissimo, benissimo. Allora, ti coinvolgerò subito. Prima però diamo i risultati. Ovviamente molti di voi conosceranno i risultati perché magari ci avete seguito nel corso del pomeriggio. Per chi non l'avesse fatto, ecco la schermata della Serie C. Vediamo i risultati, vediamo la classifica, poi faremo lo stesso anche con la Serie D. Allora, giocata alle 12.30, Cesena-Olbia 3-0, poi Fermana Carrarese 0-0, Gubbio Grosseto 0-0, Imolese Teramo 1-0, Lucchese Ancona 2-2, Montevarchi Pontedera 0-0, Pistoiese Vispesaro 0-1, Reggiana Siena 1-0, Virtus Entella Modena 0-2, Viterbese Pescara 1-3. In classifica restano in vetta appaiate alla vigilia dello scontro diretto Reggiana e Modena 54 punti, poi il Cesena a 43, a quota 38 il Pescara resta in scia del Cesena, stacca l'Ancona Matelica e sorpassa la Virtus Entella. Ancona ed Entella hanno 36 punti, Gubbio e Vispesaro a quota 30, c'è questa frattura chiaramente tra la coppia Ancona Entella e la coppia Gubbio Vispesaro, ed arriviamo ai margini della zona playoff con Olbia e Carrarese a quota 28, Lucchese a quota 25, poi Pontedera, Lucchese a quota 27, Pontedera 25, Siena 24, Imolese 23. Qui siamo a ridosso della zona playout con questo trio di squadre, Fermana, Montevarchi e Teramo a quota 22 punti, più staccate le ultime tre, Grosseto e Pistoiese a 16. Viterbese all'ultimo posto con 15 punti. Uno sguardo anche al girone F di Serie D, come detto il Chieti sorride, Notaresco che perde, la Vastese pareggia, il Nereto che è stato sconfitto nel derby dell'Angelini. Dunque Castelnuovo Pineto rinviata per casi Covid nel Castelnuovo, Castelfidardo Vasto Girardi 0-0, Chieti Nereto 2-0, Matese Porto d'Ascoli 1-1, Monte Giorgio Aurora Alto Casertano 2-0, Notaresco Fiuggi 0-2, San Benedettese Trastevere 0-0, Tolentino Recanatese 0-0, Vastese Fano 1-1, Vastese riacciuffata in pieno recupero. Per una classifica che vede sempre in vetta la Recanatese con 40 punti, Trastevere 35, agganciato dal Fiuggi a 35, a quota 31 il Notaresco, 29 punti per il Porto d'Ascoli, 28 per la Vastese che dunque esce fuori di un soffio dalla zona playoff dove era entrata. E poi Tolentino 27 punti, Pineto e Vasto Girardi 25, Chieti 24, Monte Giorgio e Castelfidardo 23, Matese 21, Castelnuovo e San Benedettese 20, Fano 19, Nereto 9, Alto Casertano 2 punti. Partiamo allora dalla Serie C, coinvolgo subito Paolo con un Pescara che oggi ha vinto a Viterbo. Se ricordiamo la partita d'andata, Paolo, la Viterbese non era partita forte, venne però a Pescara e strappò un punto e potevano essere addirittura tre. Era un Pescara che faceva emergere le lacune che poi si è portata dietro per tutto il mese di ottobre e di novembre. A distanza di un girone è un Pescara diverso, un Pescara sicuramente più maturo, e lo conferma l'autorevolezza con cui ha vinto la partita, soprattutto ha gestito il primo tempo.
Esattamente così, Andrea. Diciamo che questo è un Pescara diverso da quello di qualche tempo fa, sicuramente diverso da anche da quello della partita di andata in cui i biancazzurri pareggiarono, ma non disputarono una grande gara, rischiarono anche di perdere quella partita. Sono passati diversi mesi e oggi, già da qualche settimana, già prima della lunga sosta, stiamo vedendo sicuramente una squadra diversa e la vittoria di oggi è l'ennesima, diciamo, dimostrazione del fatto che questa squadra, con il ritorno al 3-4-3, con l'impiego di alcuni ragazzi che stanno facendo molto bene, può sicuramente far vedere di essere formazione di rango. Chiaramente, lo ripetiamo per l'ennesima volta, il discorso per i primi due posti è chiuso, ma il Pescara ha il dovere, l'obbligo di arrivare più in alto possibile. In questo momento l'obiettivo, direi non solo in questo momento, l'obiettivo da qui alla fine sarà il terzo posto. Era importante mantenere intatte le distanze dal Cesena, che tra qualche settimana arriverà allo Stadio Adriatico. Quella probabilmente potrebbe essere una partita importante in chiave terzo posto, però, come dicevi giustamente tu, è giusto sottolineare oggi il fatto che i tifosi stanno vedendo una squadra diversa da quella che nella parte centrale del girone d'andata aveva fatto vedere poche cose e aveva dimostrato di non essersi calata bene in questo campionato. Già da un paio di mesi, da un mese e mezzo, invece stiamo vedendo una squadra sicuramente diversa. Purtroppo è tardi per i primi due posti, come dicevamo, però È tardi, ma anche... Modena e Reggiana, Paolo, stanno viaggiando a un ritmo insostenibile. Cioè, se Pescara, Esattamente. anche qualora fosse stato competitivo, ma fare tutti questi risultati, ricordiamo il Modena non ha staccato ancora la Reggiana, ha fatto 14 vittorie consecutive, ma anche la Reggiana potrebbe dire lo stesso, con questo po' di marcia, una delle due non vincerà il campionato. Fa specie dirlo, ma è così. Sì, ma infatti è questo, insomma, il Pescara, ma tutte le altre non avrebbero mai potuto reggere questi ritmi. 14 vittorie consecutive sono un record, credo, per la Serie C. Tra l'altro, Pescara che sarà anche un po' arbitro di questa lotta, perché tra qualche settimana giocherà primo a Reggio Emilia e poi E poi a giocherà Modena. Beh, anche a Modena. E io credo che, insomma, mi entrambe auguro. affronteranno una squadra sicuramente migliorata, sicuramente più conscia dei propri mezzi rispetto a quanto accaduto lo scorso ottobre. Sicuramente sì, io credo che il Pescara abbia voglia anche di riscattare le due sconfitte subite all'andata all'Adriatico, sicuramente ingiusta quella con la Reggiana, se ricordiamo quello che è accaduto soprattutto nel finale di partita. La vittoria del Modena fu invece, direi, giusta, però il Pescara cercherà di dimostrare di non essere da meno di queste due squadre che stanno stradominando il torneo. Chiudo questo intervento dicendo che la vittoria di oggi è una vittoria importante perché permette ovviamente di allungare la serie positiva, di portare a 7 risultati utili e di presentarsi alle prossime due gare casalinghe ravvicinate di mercoledì e di domenica, sicuramente con il morale alto. Domani finalmente chiuderà anche questo mercato e quindi ci sarà anche modo di poi di pensare solo ed esclusivamente al calcio giocato. La vittoria di oggi è una vittoria importante, Andrea, anche perché rispetto per esempio a quella con il Montevarchi è stata una vittoria autoritaria per tutti i 90 minuti. Pescara quest'anno non sempre è riuscito a vincere con autorità le partite, oggi è stato sicuramente così, non c'è stata Assolutamente, sono problemi d'accordo. interpresi e questo è un altro aspetto importante da sottolineare. Assolutamente, anche se poi nel secondo tempo, un po' per i cambi, un po' perché si era solo 0-3, l'attenzione è un po' calata, si è rischiato anche di far riaprire la partita con quel palo colpito da Calcagni, però insomma nel complesso il Pescara esce assolutamente promosso dalla gara dello stadio Rocchi. Chiaramente parleremo anche di mercato con Paolo, ma ora ci concentriamo sulla partita e andiamo a rivivere le fasi salienti attraverso il servizio firmato da Stefano Recanati. 3 gol tutti nel primo tempo ed il Pescara espugna il Rocchi di Viterbo. A nulla è servita la rete di Volpicelli nella ripresa. I laziali che si arrendono ai più quotati biancazzurri. Per gli adriatici è il settimo risultato utile consecutivo. Auteri, per forza di cose, conferma in blocco la squadra che ha battuto il Montevarchi con Dursi, Ferrari e Rauti in attacco. Punzi si affida al 4-3-3 con Semenzato a rilevare lo squalificato Pavlev sulla destra. Viterbese è meglio in fase di interdizione, ma ad avere la prima occasione il Pescara con Veroli che dagli sviluppi di calcio d'angolo si coordina bene al limite, ma la sfera termina fuori di poco con Fumagalli immobile. I ritmi non sono elevati, ma i biancazzurri con i minuti salgono nella qualità del palleggio e da buon giro palla
che porta a isolare sulla sinistra Rasi. Il cross di quest'ultimo con il contagiri trova libero all'altezza dell'area piccola Ferrari. Per lui è un gioco da ragazzi, mettere in rete. Gol numero 11 per l'attaccante che festeggia sotto lo spicchio dove sono assiepati i tifosi provenienti dall'Abruzzo. La squadra di Auteri non si accontenta e continua a spingere sfruttando bene i suoi esterni, e come nell'occasione del primo gol l'azione parte dalla destra, sfera che arriva dal lato opposto dove Dursi, sfruttando la sovrapposizione di Rasi, con un destro a giro beffa sul palo lungo Fumagalli, che nulla può sulla bellissima conclusione del giocatore in maglia numero 7. La differenza sul piano del gioco col passare dei minuti si fa più evidente, ma nemmeno la dea bendata da una mano ai laziali quando al 39esimo sul lancio lungo di Memmusciai la sfera, dopo una carambola sulla testa di due difensori giallo-blu, rimane sui piedi di Rauti, che non ci pensa due volte e con il destro scarica per la terza volta alle spalle di un incolpevole Fumagalli. Gioia anche per lui, e quinto gol di stagione per il 21enne. I padroni di casa con l'orgoglio provano a rimanere in partita ed hanno un'occasione sul tramonto del primo tempo con Bianchimano, ma il nuovo arrivato affretta la conclusione di punta e non inquadra lo specchio. Cambia Punzi nell'intervallo, che si mette a specchio al Pescara inserendo Ricci in difesa, Calcagni come quarto a centrocampo, mentre in attacco c'è Polidori, e per poco questo non dà ragione al tecnico laziale quando Volpicelli pesca sulla destra D'Ambrosio, che di testa chiama gli straordinari Sorrentino, che si fa trovare pronto dopo una prima frazione di tempo tranquilla. Visti tanti impegni da qui in avanti, Auteri prova a far tirare il fiato ai suoi mettendo in campo i bevi Blanute e Delle Monache. I laziali però non si arrendono, trascinati dall'ex Matelica Volpicelli, che direttamente da calcio di punizione da distanza siderale pesca il coniglio dal cilindro e accorcia le distanze. Nulla da fare per Sorrentino. Il Pescara in contropiede non riesce a chiudere il match e rischia tantissimo alla mezz'ora quando Volpicelli chiama la conclusione dal limite Calcagni, ma a dire di no al classe 94 e la traversa. L'occasione al Pescara per chiudere la gara capita al 40esimo. Buon lavoro di Blanuta, che rincorre un pallone vacante, lo serve al suo compagno di reparto, ma il tiro di Clemenza si ferma sul palo alla destra di Fumagalli. Si salva la Viterbese, ma gli assalti nei 4 minuti di recupero non danno gli effetti sperati. Con questa vittoria il Pescara aggancia il quarto posto e resta in scia del Cesena, ma mercoledì per la banda di Auteri sarà di nuovo campionato quando l'Adriatico Cornacchia arriverà la Carrarese. Ecco Paolo, al di là dello spessore degli avversari, però oggi il Montevarchi ha fatto 0-0 col Pontedera, che è il bomber Magnaghi, il Pescara, che non aveva mai segnato più di due gol in singola partita tra campionato e Coppa, nel 2022 segna 4 gol al Montevarchi e 3 gol alla Viterbese, oggi peraltro 3 gol nel solo primo tempo, ma anche col Montevarchi 3 gol nel solo primo tempo. Insomma, è una squadra che si sta anche un po' sciogliendo, che forse sta conoscendo meglio i meccanismi di Auteri, ma soprattutto ritengo che ci sia anche una crescita delle varie individualità. Come spesso accade, hai anticipato quello che avrei voluto dire io, perché Pescara, diciamo, in questi ultimi 180 minuti la notizia è questa: è tornata un po' la macchina da gol, o comunque è tornata ad essere quella biancazzurra, la squadra che diciamo finalizza per quello che costruisce. 7 gol in 2 partite non sono poca cosa, tanti gol segnati dagli attaccanti, finalmente si è rivisto Dursi, anzi si è visto Dursi, perché sì, in questa stagione praticamente... Beh, questi sono i suoi gol, Paolo, tra poco lo vedremo, ma sono questi i suoi gol. Se rivediamo le sue partite col Catanzaro e col Bari, per stare agli ultimi anni, questi sono i suoi gol. Sì, oggi gran gol di Dursi, sicuramente un giocatore che tecnicamente in questo campionato dovrebbe fare la differenza. Purtroppo quest'anno non sappiamo bene neanche perché questo ragazzo non è riuscito a fare la differenza. Ci sono delle stagioni in cui non tutto ti gira bene, l'augurio è che da qui al termine della stagione possiamo vedere un altro Dursi. Però dicevo, Pescara ha segnato 7 gol in 2 partite, sta costruendo tanto, sta avendo tante occasioni da rete, sta segnando tanto, sta subendo poco, perché ricordiamo che oggi il gol è arrivato su punizione. Nella gara col Montevarchi il pareggio momentaneo dei toscani era arrivato sul calcio di rigore. Direi che con questo assetto di difesa e con questi giocatori che stanno facendo molto bene, in primis Veroli, che ormai non è neanche più una rivelazione, insomma io credo che da qui al termine le cose possano solo migliorare. Oggi tra l'altro, ricordiamo Andrea, lo avevate detto pure voi in trasmissione, Pescara era in grandissima emergenza, 7 sì, giocatori in panchina, scelte obbligate per l'11 iniziale, sostituzioni obbligate, nel senso che c'erano 5 giocatori che potevano entrare, e così è stato. Quindi voglio dire, con una squadra così, con tanti assenti,
che giocatori, Cancellotti, Derisio, Drudi, insomma, non stiamo parlando sì, Frascatore, di Chiarella. Frascatore, non stiamo parlando, diciamo, di seconde linee, insomma, oggi il Pescara credo che abbia fatto davvero il massimo. Ecco Paolo, vediamo il gol di Rauti. Se sì. Dursi oggi è stata la piacevole sorpresa per quello che era il suo momento, la gara di oggi conferma che Ferrari è un cecchino implacabile, ma che il Pescara sta trovando in Rauti la giusta spalla come supporto realizzativo a Ferrari, un ragazzo che ha fatto fatica a calarsi nel calcio di Auteri, ma che ora sta sbocciando. Un 2001 che nel Torino ha fatto parlare di sé, perché è uno che andava ampiamente in doppia cifra con la primavera granata. Sì, sì, ma infatti la nota più importante di questo inizio di 2022 è proprio Rauti, un giocatore ritrovato. Bisogna dire che probabilmente è vero che lui qualche volta nel girone di andata, quando era stato chiamato in causa, non aveva reso, diciamo, per quel che ci si aspettava, però probabilmente, è facile dirlo con il senno di poi, se Auteri avesse fatto ricorso un po' di più a Rauti e un po' di meno a qualche altro giocatore, forse oggi Rauti avrebbe qualche gol in più all'attivo. Ma voglio dire, adesso conta soprattutto avere un giocatore pronto, un giocatore che vede la porta come pochi, e anche il gol di oggi, di rabbia, di potenza, dimostra insomma che questo giocatore ha grandi numeri, e meravigliava il fatto che non riuscisse a segnare così come ora sta facendo. Tra l'altro col Montevarchi due gol di destro, un tiro fulminante e un tiro a giro morbido sotto la traversa, oggi invece ha sparato con il sinistro senza doversi tanto stare lì a preparare, no, mi devo muovere da questa parte perché devo calciare col destro, no, aveva la palla sul sinistro, boom, ha tirato. Quindi due piedi usati in questo modo, insomma, è un giocatore che ha prospettiva. Sì, perché è un gol di prima intenzione, direi che è un giocatore, un ragazzo che tra l'altro è ancora molto giovane, quindi ha ampi margini di miglioramento, è un ragazzo anche umile per quello che abbiamo potuto vedere, sta facendo molto bene. È chiaro che i giovani devono avere anche la fiducia dei propri allenatori, dell'ambiente. Rauti adesso sta sentendo la fiducia dell'ambiente, soprattutto di Gaetano Teri, e sta rispondendo da par suo. Probabilmente all'inizio non c'era tutta questa fiducia in Rauti, e se tu ricordi, Andrea, qualche settimana fa dicevamo che Rauti probabilmente sarebbe stato ceduto. Era un giocatore che era dato in partenza, se tu ricordi, qualche tempo fa. Si diceva che potesse essere uno dei partenti, invece Rauti ovviamente è rimasto, fortunatamente, e ora sta rispondendo. E a proposito di giovani, Paolo, oggi prendo la distinta Sorrentino, Rasi, poi Rauti, Pompetti, Veroli. Nel secondo tempo sono entrati Blanuta, ma soprattutto Delle Monache, che è un 2005. Tutti i giocatori che ho citato, tranne Diambo che è entrato e anche Blanuta che sono stranieri, fanno minutaggio, cioè il Pescara riesce a fare risultato ma anche a introitare delle liquidità che poi saranno importanti anche nella gestione delle spese correnti, e devo dire che da questo punto di vista il Pescara si è un po' rimesso a posto, perché riesce a contemperare le due esigenze. Una squadra che non faceva minutaggio fino praticamente all'ingresso tra i titolari di Sorrentino e Veroli, con quegli ingressi non solo c'è un rendimento all'altezza della situazione, il Pescara se ne sta giovando con i risultati, ma addirittura c'è il minutaggio. Auteri e Sebastiani, ascoltiamoli insieme e poi Paolo chiudiamo concentrandoci sul mercato, perché tra 24 ore esatte o giù di lì, alle ore 20 di domani, c'è lo stop alla sessione di gennaio. Ma abbiamo fatto un buon primo tempo, capitalizzando e costruendo tanto senza concedere tantissimo. Poi però inizio secondo tempo abbiamo cominciato a correre un po' meno, la Viterbese ha cambiato anche atteggiamento, ha cominciato a giocare un po' meno e a giocare sulle seconde palle, avevano fisicità davanti, e quindi la partita, diciamo, è diventata un po' emotiva, e tante volte lì non siamo stati bravi. Abbiamo sempre impattato, però non siamo stati bravi nel recupero palla e nella riproposta a gioco, perché soprattutto inizio del secondo tempo sia Ferrari che Dursi e Rauti, insomma, Dursi e Rauti hanno gamba, non sono stati bravissimi nell'interpretare quella situazione, per cui ci siamo un po' adeguati. E poi
mettendo anche delle forze fresche in campo, siamo riusciti qualche volta a uscire e a diventare pericolosi senza poi comunque continuando a rimanere sempre compatti dietro. No, ma noi avremo bisogno di tutti, fra 3 giorni si rigioca, quindi andiamo avanti, sono tanti giocatori che oggi erano fuori, che possiamo e che dobbiamo recuperare causa Covid. Abbiamo fatto una buona partita, c'è sempre qualcosa da rivedere, rivedremo attentamente il nostro secondo tempo, soprattutto l'inizio gara dove avremmo dovuto fare meglio alcune cose. Abbiamo sempre chiuso bene dal punto di vista difensivo, con solidità, compattezza, però come ho detto prima ci è mancato sempre avere la voglia di riproporre il gioco, in alcuni momenti non siamo stati bravi in questo. No, lo so, quello che arriverà dal mercato l'ho detto, adesso concentriamoci sulla partita di mercoledì, prendiamo gli aspetti positivi della gara di oggi, tanti, però evidenziamo anche le cose che possiamo e che dobbiamo migliorare, perché come ho detto prima in alcuni frangenti i miei non mi sono piaciuti nell'interpretazione delle cose. Basta, andiamo avanti, una vittoria comunque importante, meritata contro un avversario forte, perché questa è la Viterbese, è una squadra strutturata, una squadra forte dal punto di vista tecnico. Presidente Daniele Sebastiani, Pescara sta ingranando, sono 7 risultati utili consecutivi, si continua a vincere, si dà forza a quella prestazione importante fatta contro l'Aquila Montevarchi. Questo è il Pescara che piace alla città, che piace ai tifosi, che piace al presidente Daniele Sebastiani. Ma certo, stiamo facendo bene, è innegabile che stiamo facendo bene, ragazzi. Hanno capito quello che vuole il mister e credo che stiamo facendo il massimo. Si può ancora migliorare, perché si può ancora migliorare, anche oggi avevamo fuori diversi giocatori, qualcuno che è andato via, qualcuno che deve arrivare, quindi andiamo avanti così, guardiamo, facciamo partita dopo partita e poi vedremo alla fine dove arriviamo e ce la giocheremo con gli altri. In tanti anche in tribuna parlavano dei gioiellini che il Pescara potrebbe mettere in mostra e sta mettendo in mostra su tutti i Blanuta, ma anche delle Monache, ecco, questo è un orgoglio, un motivo di orgoglio. È un motivo di orgoglio perché vuol dire che sotto stai lavorando bene e quindi faccio i complimenti ai miei tecnici del settore giovanile, ai miei responsabili, perché vuol dire che hanno lavorato bene. Per me le vittorie del settore giovanile sono queste, avere dei ragazzi che vengono in prima squadra. Pescara che con questa vittoria, come abbiamo detto, da seguito a quelle che sono i tanti risultati utili consecutivi ottenuti, si doveva vincere, soprattutto perché poi il Cesena aveva vinto oggi pomeriggio, e quindi per mantenere la fiammella accesa comunque di arrivare ai terzi, perché comunque meglio ci si posiziona in classifica e poi ai playoff è tutto diverso. Sì, ma si doveva vincere, perché se vuoi ambire a qualcosa di importante devi vincere, a prescindere da quello che fanno gli altri. Oggi non era facile, perché loro non sono una squadra che meritano il posto di classifica che occupano. E io credo che il Pescara oggi abbia fatto il più bel primo tempo di tutto il campionato, perché veramente non c'è stata storia. Poi pensate, c'è stato pure un miracolo, ha segnato pure Dursi. Vicende societarie, a che punto siamo? Stanno bene. Stanno bene, ma si può chiudere nei prossimi giorni? La porta si può chiudere, sempre simpatico il presidente. No, chiudiamo veramente col mercato, questo la chiudiamo, perché domani la porta del mercato poi si chiude. C'è il mercato a Milano, il mister comunque spera di che una punta potrebbe arrivare. Sì, ma l'abbiamo già fatta la punta, quindi tra oggi e domani si allenerà con la squadra. Domani. E chi è? Abbiamo fatto Cerningoi, quindi a meno che in ci ripensa. Perfetto. E allora Cerningoi è fatto, quindi c'è questo innesto, anche perché il Pescara sta procedendo con la formalizzazione delle uscite, con Cristian Galano che torna per la terza volta nella sua carriera al Bari, si chiude questa lunga telenovela, e poi Michael De Marchi, che è da titolare della maglia numero 9, poi insomma è scalato a vice di Ferrari e ora è destinato al Sud Tirol, che sta dominando il girone A, e lì dovrebbe essere un'alternativa agli attaccanti. Allora Paolo, facciamo un po' il punto della situazione, perché chiaramente l'indicazione è stata precisa da parte del presidente: arriverà Jacopo Cerningoi, che ha giocato la prima parte della stagione al Seregno.
Poi abbiamo già detto di alcune operazioni in uscita, potrebbe arrivare un centrocampista, insomma 24 ore circa a disposizione per completare il quadro. Sul fronte delle uscite potrebbe, usiamo sempre il condizionale, svilupparsi un'operazione che potrebbe portare Diambò alla Ternana, però insomma tutto sarà chiaro nella giornata di domani alle ore 20. Un tuo punto della situazione, Paolo, proprio sul fronte mercato, anche tenuto conto degli innesti fatti e delle partenze che si sono consumate negli ultimi giorni, le ultime Marilungo e Rizzo. Sì, chiaramente diciamo Andrea, la priorità era quella sì di migliorare l'organico, se possibile di rinforzarlo, ma anche di sfoltirlo. Credo che le cessioni di De Marchi, il passaggio del giocatore veneto al Sud Tirol, la cessione di Galano al Bari, quella possibile anche domani nelle ultime ore, per esempio di Bocic che ha qualche richiesta, diciamo sono importanti perché insomma c'era questo obiettivo di sfoltire questo organico. Il Pescara già aveva fatto due operazioni nei giorni scorsi, Gherardi dal Vicenza, ancora prima Derisio dal Bari. Se dovesse andare via Giambò, ma io credo che rimarrà, potrebbe comunque rimanere fino a giugno anche in caso di cessione, immagino, a meno che insomma non si decida di darlo via subito, ma in questo caso il Pescara poi dovrebbe negli ultimi minuti di mercato reperire un altro centrocampista, se non due, quindi io credo che potrebbe essere un'operazione che, se sarà formalizzata, avrà effetti più dalla prossima estate. Penso che insomma Diambò resterà comunque fino a fine stagione, comunque vada a Pescara. Esattamente, perché altrimenti poi ci sarebbe il problema di rimpiazzare Giambò, ma credo che, come dicevi tu, ci sia anche la necessità di prendere un altro centrocampista, oltre a Cernigoi, che tra l'altro poi molti interpretano il calcio in maniera diversa. Pescara oggi non ha convocato, direi giustamente, i giocatori che erano sul mercato. Cernigoi ieri in partenza ha giocato titolare nel Seregno, però voglio dire questo. Oggi Torrasi titolare nel Limolese, esatto. Paolo, e il DG Martone ha detto ha già firmato per andare via, quindi ha giocato da ex calciatore. Esatto, però voglio dire, quindi a Pescara oggi è andata bene, quindi siamo tutti contenti, insomma, però vedere quella panchina con solo 7 giocatori, insomma, probabilmente almeno per fare numero si potevano portare De Marchi e per esempio Bocic, ma adesso al di là di questo insomma era importante vincere. Per quanto riguarda il mercato, credo che l'acquisto di Cernigoi sia un buon colpo per il Pescara, perché questo è un giocatore anche di struttura, una seconda punta che però può giocare anche da prima punta. E poi io, per chiudere, spero sempre che possa esserci quel colpo a sorpresa che nessuno si aspetta, che a Pescara qualche volta c'è stato negli ultimissimi minuti di mercato, quando ti aspetti che non arriva più nulla, può esserci il classico colpo a sorpresa. Resta lì Paolo, poi ti coinvolgerò soprattutto sulla Serie D. Saluto Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Andrea. Ciao Paolo. Allora, ciao Ania. Andiamo in pubblicità e poi apriamo l'argomento Teramo con Ania e poi più tardi anche con Jacopo Forcella. Ancora l'Abruzzo del pallone live, introduciamo il discorso relativo al Teramo con la sconfitta amara maturata nel primo recupero oggi a Imola, con la prodezza, perché tale è stata, di Luca Lombardi. Intanto Ania, a distanza di qualche ora, insomma, mi sembra di poter dire che c'è stato un giudizio unanime, sia il nostro in diretta, ma anche poi nel dopogara, ascoltando Federico Guidi e il DS Sandro Federico. Insomma, Teramo un discreto passo indietro, anche due, rispetto alla gara del Benelli di due sabati fa. Sì, un passo indietro in classifica che è abbastanza evidente, un passo indietro soprattutto che è altrettanto evidente secondo me di atteggiamento, perché se una settimana fa contro la Vispesa lo si era visto un atteggiamento diverso, una cattiveria differente nell'aver comunque la meglio di una squadra che sta facendo molto bene, lo stesso atteggiamento non si è visto oggi, la stessa cattiveria non si è vista oggi.
quelle caratteristiche non possono essere estemporanee per una squadra che deve salvarsi, a prescindere non devono essere estemporanee per nessuna squadra, ma per una squadra che deve salvarsi a maggior ragione, perché poi ogni gara è importante, importantissima da qui in avanti. Quindi credo che almeno sul giudizio della prestazione di squadra ci sia parere unanime, sì, tra società, staff tecnico e del Teramo. Assolutamente, poi era uno scontro diretto dopo aver perso quello d'andata, ora con l'Imolese, poi speriamo che non sia il caso del Teramo, ma in caso di arrivo a parità di punti in zone nevralgiche della parte bassa della classifica, il Teramo ha perso entrambe le partite con l'Imolese, questo potrebbe pesare, al di là del fatto che il Teramo ha subito il controsorpasso. Però riavvolgiamo il nastro, andiamo a vedere il servizio realizzato da Jacopo Forcella relativo alla gara di questo pomeriggio e poi insomma scendiamo nei dettagli di questa partita, vediamo cosa ha detto il servizio. La perla di Luca Lombardi è un gioiello che spezza i sogni del Teramo, che pensava al minuto 92 di aver portato a casa almeno il pareggio. L'Imolese vince e tutto sommato convince, perché gioca meglio dei rivali superandoli anche in graduatoria. La partenza della formazione di Case ad alta intensità, De Sarlo al settimo manca la porta di poco, il Teramo ci mette un quarto d'ora ad entrare in partita con la volata di Bernardotto che chiama Rossi al calcio d'angolo, dai cui sviluppi nasce il giallo. Petrella di Ciampino rileva un mani di Fiorani, col Teramo che protesta perché il tocco incriminato sarebbe stato di Cerretti. I padroni di casa sono pimpanti, Benedetti al 19° recupera e innesca il diagonale di Lombardi su cui De Sarlo non arriva in scivolata di un soffio. Clamorosa quella che Malotti mette sul piede di Bernardotto a metà tempo, il centravanti puntuale all'appuntamento e impreciso al momento della battuta. L'Imolese tiene il pallino del gioco, accelera e pressa lasciando al diavolo solo le ripartenze. Al 36° Lombardi travolge Perucchini ma Petrella lascia proseguire Cerretti a porta spalancata, ma da posizione complicata manca di nulla il vantaggio, mandando la sfera esattamente dove, tre giri di lancette dopo, finisce quella calciata da Belloni, imbeccato in area da D'Alena. Secondo tempo più involuto, Bernardotto scalda i guantoni di Rossi, ma è sempre l'Imolese a farsi preferire per impostazione del match. Guidi inserisce Forgione per Fiorani, ma deve ringraziare Perucchini, attento sulla scivolata ravvicinata di D'Alena, pescato dal traversone anche deviato di De Sarlo. Entrano Soprano e D'Andrea per Rosso e De Grazia, varando la difesa a tre con Malotti che arretra da mezzala. Il problema è che il centrocampista ex Fiuggi, con due falli su Lombardi, rimedia altrettanti cartellini gialli che gli valgono la doccia anticipata per una partita durata per lui 16 minuti. Rossetti rileva Malotti, Fontana squalificato, scambia i Lombardi, fuori Alessandro, dentro Luca e sarà la mossa decisiva. Benedetti ci prova dalla distanza, ma Perucchini gli concede solo il corner. Il Teramo serra le file e non si scompone, tutt'altro. Anzi, col piazzato di Arrigoni sfiora il colpo da tre punti. La sfera bacia la parte superiore della traversa ed esce. Poi la rete di Lombardi, slalom e battuta che fulmina Perucchini e manda all'inferno il diavolo, beffato quando il più sembrava fatto. Lezione da tenere a mente mercoledì, quando a Siena si conclude il trittico di impegni lontano dal Bonolis. Io saluto Jacopo Forcella di rientro dopo la gara di oggi. Ecco di qua, mi raccomando, un po' di prudenza, perché sei alla guida. Ciao ragazzi. Ecco. Ciao Jacopo. Allora, facciamo una cosa, togliamoci subito un paio di episodi da Moviola, dopodiché ci concentriamo anche sull'analisi della partita e soprattutto, poi riascolteremo sulle parole di Guidi e Federico, perché oggi subito è circolata questa voce rilanciata da un sito specializzato, Tutto C, insomma, che si occupa di mercato ma che intercetta poi anche umori di quel tipo, si metteva in discussione la panchina di Federico Guidi. Jacopo prontamente poi ha sentito Guidi e Federico proprio alla luce di questa indiscrezione che era emersa. Però andiamo con i casi da Moviola. Ne ha parlato Jacopo nel primo tempo sullo 0-0, un fallo di mano presunto di Cerretti, che invece il direttore di gara ha fischiato a favore dell'Imolese, perché ci sarebbe stato un fallo anche di mano di Fiorani. Io non è che veda molto bene, francamente, non riesco a decifrare l'azione. Non so se voi avete potuto rivedere meglio questo episodio. Parto da Agne e poi Jacopo.
Io sono rimasta dell'impressione di oggi in diretta, ovvero in primis che si capisce molto poco e poi che non è chiaro appunto se prima c'è questo controllo con il destro oppure se lo fa solo con la mano, Cerretti, non si capisce. Poi non si capisce neanche il fischio dell'arbitro che arriva anche un po' prima, secondo me, del presunto tocco di braccio di Fiorani. Quindi boh, un episodio un po' caotico da cui si evince davvero poco. Anche a rivederlo più e più volte. Jacopo, si è fatto un'idea? Non so se hai avuto modo di rivederla. Guarda Andrea, no, non ho avuto modo di rivederla, però vi do la sensazione dal campo. Allora, la sensazione dal campo è che qualcosa, che un tocco ci sia stato, probabilmente di Cerretti. Io adesso la sensazione live, la cosa che mi ha stupito e che forse ha fatto infuriare il Teramo è che però ripeto, vado a memoria, è che il pallone sbatte, cioè secondo me quello, non ammesso che Cerretti la tocchi di mano, ma aiutatemi perché io non vedo le immagini, è che prima controlli con il piede e poi la palla gli sbatta sul braccio, ok? Quindi invece, per quello che ho capito, a me sembra che Cerretti vada al rinvio svirgolando un po' e poi probabilmente, ecco, Fiorani si mette davanti e in questo momento forse è proprio Fiorani a toccare col braccio, tant'è che appena dopo il direttore di gara, okay, fischia. Ma è l'unica ricostruzione che riesco a fare. Io ho un po' zoomato l'immagine che era molto molto distante. Questa è la... Ok, ti dico che l'arbitro ha fatto subito segno così, adesso non so se vedete, cioè tocco di mano. Sì, a quel punto. I giocatori del Teramo dicono, ma se hai fischiato, perché la sensazione almeno live era che l'avesse toccata il difensore dell'Imolese, a quel punto Arrigoni in primis dice, e i giocatori del Teramo dicono, ma se hai fischiato fallo di mano allora è calcio di rigore, cioè delle due l'una, o non è fallo perché svirgola e la palla gli sbatte sul braccio, ma se hai fischiato fallo di mano, il fallo di mano lo fa Cerretti, allora a quel punto è calcio di rigore. Io il fallo di mano di Cerretti francamente non l'ho visto. Ok, insomma, ma mi fido di voi perché chiaramente non ho avuto la possibilità di rivederlo. A caso ognuno si farà una sua idea. Vediamo l'altro episodio che ha inciso fortemente sul match, perché si era sullo 0-0, Forgione che era entrato intorno al quarto d'ora della ripresa prende subito un cartellino giallo e poi prende il secondo in questa azione. Guidi sarà molto sorpreso dall'espulsione, anche lo stesso Forgione. Qui un'azione che si sposta nei pressi della panchina di Guidi, poi c'è questa uscita e l'intervento di Forgione che atterra l'avversario. Non si capisce molto bene perché purtroppo l'intervento è impallato dalla panchina e quindi non riusciamo a vedere cosa accade, però anch'io mi aspettavo un qualcosa di un po' più rude per poter arrivare a un secondo cartellino giallo. Prima Jacopo, poi Ania. Ok, qualche problema per Jacopo, Ania? Ma guarda Andrea, l'unica, ribadisco quello che ho detto oggi pomeriggio, l'unica spiegazione è che l'arbitro... Allora, io sono stato impallato, ma ve l'ho raccontato anche. C'è qualche problema? Ci sono problemi forse di Jacopo, con la galleria. Silenziamo Jacopo, andiamo con Ania. L'unica spiegazione è che possa aver visto il direttore di gara un piede, dei tacchetti messi sulla caviglia, insomma, del giocatore di Limolese, adesso non ricordo il nome nello specifico, altrimenti non è un intervento che per dinamica, insomma, per quello che riusciamo a vedere... Su Alessandro Lombardi. Non mi sembra un intervento che per dinamica, insomma, posso giustificare un giallo, a meno che la panchina appunto non copra quei tacchetti sulla caviglia, sul piede del giocatore. Ecco, ma questa è l'unica lettura che posso dare, Andrea, per giustificare un secondo giallo, perché dai movimenti del corpo non è plausibile altro, ecco. Assolutamente, assolutamente. Certo. Mi sentite? Sì, ragazzi? Ti sentiamo ora. Oh, ok. Sì, no, dicevo... Allora, la sensazione, adesso ho tolto il video, mi perdonerete, ma insomma, però siamo non molto distanti, stiamo tornando, siamo quasi in zona Abruzzo, quindi ci siamo quasi. La sensazione, anche in questo caso, Guidi ha detto, a me è sembrato che nemmeno facesse fallo Forgione, quello ha detto non è, per me non è neanche fallo.
E quindi ci fidiamo di quello che ci ha detto l'allenatore del Teramo. L'intervento di un arbitro, posso dire, ve l'ho detto anche oggi in diretta, secondo me che ci ha capito poco, con una partita anche semplice, e quindi ancora più grave, perché la sensazione è che lui sventoli il secondo giallo più per l'irruenza con cui entra Forgione, che poi magari prende il pallone, più che per un reale fallo, più il rischio di un fallo pericoloso potenziale. Ma è l'unica spiegazione che mi so dare all'interno di una gestione di gara, ripeto, semplice, in cui quest'arbitro davvero non mi ha convinto. Sì, e lo avevi sottolineato anche ben prima di questo episodio nel corso della diretta. Jacopo, in 30 secondi, perché poi arriviamo un po' al succo, questo botta e risposta in diretto tra Guidi e Federico e poi anche il mercato. Anche tu ne hai parlato, un Teramo involuto rispetto a quello di Pesaro. Molto involuto, i giocatori che avevano fatto la differenza sabato scorso, mi viene un nome su tutti, anzi due, Mordini e De Grazia, che avevano fatto una partita semplicemente perfetta a Pesaro, oggi praticamente sono stati totalmente inesistenti. E questo adesso fa parte un po' dei rischi dei giocatori che quando arrivano nel mercato di gennaio alla prima va sempre forte, soprattutto se magari vengono da non tante presenze, arrivano in un nuovo ambiente, i primi 90 minuti li fanno sempre bene, magari anche 180. Il problema sta nella tenuta alla lunga distanza, perché poi l'eccezionalità scompare, diventa quotidianità, e oggi so che è un argomento sensibile, ma visto che facciamo il paragone con Pesaro, e io l'avevo chiesto ieri proprio a Guidi, secondo me il Teramo oramai aveva trovato un equilibrio con questa doppio play, cioè Arrigoni e poi primo passaggio, primo scarico su Mungo, che oggi il Teramo non ha avuto ed è andato in grandissima difficoltà, soprattutto con una squadra che veniva a prenderti molto alto, con le mezze ali, con giocatori di grandissima gamba. A proposito, segnatevi Benedetti, perché è un centrocampista fantastico. E quella pressione che il Teramo non riusciva a saltare, poi ha dovuto farla con i lanci lunghi, ed è successo quello che Guidi spesso dice: poi lanciamo la palla su e ci torna indietro, ed effettivamente è tornata sempre indietro. Allora, andiamo ad ascoltare Federico Guidi e Sandro Federico. Sono interviste chiaramente più ampie, le trovate sui nostri canali social, però noi abbiamo estratto un commento alla partita e un commento su quella voce che dava Guidi sulla graticola, in sostanza. Sentiamo entrambi e poi commentiamo. Perdere fa sempre male, perdere quando il tempo era quasi scaduto, quanto fa male? Fa male tanto, anche perché purtroppo era ormai arrivata alla fine, avevamo anche concesso pochissimo, pur non esprimendo quello che di solito siamo capaci di esprimere, però anche in inferiorità numerica avevamo più avuto noi le occasioni in ripartenza per andare a raggiungere magari un risultato positivo che era anche insperato. Detto questo, la prestazione della squadra non mi è piaciuta, anche se avevamo avuto dell'occasione anche iniziale molto grossa con Bernardotto, però la squadra non ha espresso quello che solitamente riesce a esprimere sul campo, quindi è stata una partita dove brutta, secondo me, dal punto di vista nostro. Una volta rimasti in 10 è chiaro che ci siamo abbassati, abbiamo pensato a pungere magari in un eventuale contropiede in ripartenza, però siamo stati puniti, devo dire, da un bel gol di Lombardi, ma è figlio anche di un'ingenuità nostra sul raddoppio esterno. Adesso ovviamente noi relata refero da giornalisti, le faccio vedere una notizia secondo cui la sua panchina starebbe scricchiolando dopo la sconfitta di Imola. Parlato con qualcuno, c'è stato un contatto, vicino dietro di noi c'è il direttore sportivo Sandro Federico, io la riporto esattamente come è apparsa il sottoscritto.
Ma è diverso, dovete parlare col presidente o col direttore, inutile che me lo dite a me. Io penso che la squadra viene da una partita fatta molto bene a Pesaro alla ripartenza. Oggi abbiamo perso il 92esimo, è chiaro che se le valutazioni possono essere figlie di un risultato positivo o di un risultato negativo, a me mi viene da sorridere, però a me, io per ora la società non mi ha comunicato nulla e sono alle loro dipendenze, facciano un po' loro, ecco. La panchina di Federico Guidi sarebbe in discussione, è un'indiscrezione, c'è qualcosa di vero? Il mister ha detto: io non ho parlato con nessuno ragazzi, ha detto niente. Stiamo analizzando una partita negativa, non siamo assolutamente contenti, ma sono stupidaggini che non... è ovvio che a fine partita c'è un confronto sempre, sia che si vince che si perda, e quindi non c'è assolutamente nulla di vero. Quindi smentito? Assolutamente. Dobbiamo preparare al massimo la partita di Siena, perché oggi non siamo contenti. Dopo una vittoria a Pesaro, con quell'entusiasmo anche che avevamo un po' tutti, non ci aspettavamo un atteggiamento di questo tipo. Oggi potevamo anche vincere. Non cambiava nulla. Non siamo, come dire, soddisfatti, perché l'approccio non è stato giusto, abbiamo subito tutto il primo tempo, ci aspettavamo qualcosa di diverso anche nell'intervallo, e quindi anche dare una scossa, e non accettiamo più una squadra così passiva. Questo è quello che è il grande rammarico. Le partite si possono perdere, ma un po' tutti noi ci aspettiamo qualcosa di diverso. Visto che Mungo non è stato convocato e Trasciani oggi era convocato ma non faceva parte, non andava neanche in panchina, questi due possono essere nomi in uscita, e se in entrata c'è qualcuno? Trasciani sta andando al Messina, quindi un accordo già concluso ieri sera, stamattina, va a giocare perché ha bisogno di giocare, poi rientrerà, va in prestito. E Mimmo fa parte del passato, è un discorso ormai chiuso, vediamo domani cosa si riuscirà a fare, ma su Mimmo abbiamo fatto delle valutazioni e dopo 2 anni e mezzo è giusto che vada a vivere un'esperienza da qualche altra parte. Anche se l'allenatore ha sottolineato la professionalità, l'importanza di Mungo nello spogliatoio. Nessuno lo mette in dubbio, con Mimmo c'è un grande rapporto. Ma ovviamente i cicli si aprono e si chiudono, e pensiamo, no, che sia giusto in questo momento anche dare qualcosa di diverso alla squadra. Le parole di Federico dopo quelle di Guidi. Allora, riparto da Ania. Insomma, su questo aspetto abbiamo già accennato il discorso nel pomeriggio, magari c'è anche poco tempo per intervenire, ma se veramente la società sta mettendo in discussione Guidi, è giusto questo? O si ha forse la memoria un po' corta? È vero che quando una società nuova prende il timone, molte volte poi vuole mettere propri uomini, vuole scegliere anche l'allenatore, però insomma Guidi ha fatto molto bene a inizio stagione. Quando il Teramo è andato in difficoltà perché sono successe determinate cose proprio a livello societario, e il Teramo veniva da una gara molto bella come quella di Pesaro. Quindi detto questo, Ania? Ma quindi detto questo, Andrea, noi da giornalisti raccontiamo quello che sta avvenendo, che è avvenuto, insomma raccogliamo che ci sono stati animi un po' caldi nel post-gara, perché ovviamente quell'articolo uscito sul sito specializzato, su Tutto Cinel in particolare, da qualcuno in particolare, ripeto, sarà arrivato. È scontato dirlo, ed è arrivato perché è diretta conseguenza di un pensiero che effettivamente c'è. Ti posso dire quello che ho raccolto io con il presidente Massimo Chierchia, che mi ha confermato che sono tutti in discussione. Poi da qui a dire che effettivamente si interverrà, non lo so, sicuramente non sarebbe
secondo me almeno, non sarebbe la cosa migliore prima di una gara che si giocherà mercoledì, ma non sarebbe secondo me cosa migliore per quello che è stato fino a questo momento il percorso di Federico Guidi, che comunque, come ho detto anche oggi pomeriggio, ha allenato e sta allenando, ha iniziato ad allenare una squadra tendenzialmente molto molto giovane, basata su una spending review voluta dal presidente precedente, ovvero da Franco Iachini. Poi ha affrontato vicende societarie dopo il passaggio di società, che hanno messo indubbiamente un po' in agitazione lo spogliatoio, perché vorrei vedere quando un giocatore va in campo non pensare al fatto che la tua società, la tua squadra possa effettivamente finire il campionato, tanto che poi c'è stata una conferenza appunto per chiarire che il Teramo riuscirà ad arrivare a fine campionato. Detto ciò, si è intervenuti per rinforzare la rosa, soprattutto per tendere verso l'esperienza, perché quella era già il diktat prima dei problemi societari, però adesso bisogna anche dare un pochino di tempo all'allenatore di ritrovare i giusti meccanismi anche con i nuovi, perché se il merito della vittoria contro la Vispesaro, e chiudo Andrea, è stato per alcuni soprattutto da attribuire ai nuovi innesti, oggi perché la colpa sarebbe di Federico Guidi? Perdonatemi, non capisco. Cioè, i giocatori sono più o meno sempre gli stessi, quindi credo che anche in squadra bisognerebbe volte assumersi delle responsabilità. L'assenza di Mungo è stata dettata da scelte societarie, non da scelte tecniche. Sì, certo, ma in quello la società può ovviamente decidere ed è superiore in questo caso. Lo dico rispetto alla gara di Pesaro, quella era la novità, una novità non dettata da una scelta dell'allenatore, bensì una scelta della società. Ricordiamoci lo scorso anno, certo, un'altra proprietà, cosa ha fatto con i vari Diachite e Piacentini e quanto quelle mosse poi sono andate a pesare. Tutti in discussione, hai raccolto questa espressione dal presidente Chierchia, Ania. Allora a Jacopo chiedo in 2 minuti di commentare questo mio spunto. È tutti in discussione, però si sa che in queste situazioni il più esposto poi è l'allenatore. Sì, la logica del calcio, poi si può valutare se possa essere una logica condivisibile o meno. Io faccio un esempio che c'entra con oggi, ma non c'entra con il Teramo. L'avevo anche detto questo pomeriggio. Ieri ho ascoltato con molta attenzione la conferenza stampa di Gaetano Fontana. Oggi Limolese aveva un giocatore, Torrasi, che questa mattina ha firmato per il Pordenone, e ce l'ha detto il DS Mattone, e praticamente sapeva che sarebbe stata l'ultima partita prima di andare in Serie B. Aveva molti giocatori fuori, aveva molti giocatori under. E Fontana ricordava come, a chi gli chiedeva una piazza non impossibile, lo ricordiamo, come Imola, a chi gli chiedeva dei mancati risultati, gli chiedeva, rispondeva: ci vuole il tempo perché tutti possano capire ed entrare all'interno in determinati meccanismi. Quei meccanismi spesso, se hai una rosa molto giovane, possono essere intermittenti. Quando è una rosa più esperta, come ce l'ha adesso il Teramo, ma ce l'ha da poco, ci vuole magari meno tempo, e comunque le prestazioni non saranno così intermittenti come se hai una rosa molto più giovane. È evidente che pensare che con la bacchetta magica questa squadra avrebbe cominciato a fare una messe di reti che non ha mai fatto e avrebbe vinto su tutti i campi, secondo me è un errore chi ha pensato una cosa del genere, se qualcuno l'ha pensata. Credo che quello che abbia dato fastidio oggi a tutta la dirigenza, a Guidi in primis, sia stato l'atteggiamento, l'abbiamo anche sentito, perché è stato proprio c'è stata discrepanza tra le due squadre proprio nella voglia di aggredire la partita. Federico prima ha ricordato: anche avessimo vinto, ma ce l'ha detto anche a microfoni spenti, anche avessimo vinto saremmo stati insoddisfatti per come era stata condotta la partita. Ok, detto tutto ciò, come possiamo chiudere questa fase? Che a Siena, chiedo una risposta flash, ad Ania e a Jacopo, secondo voi Guidi si gioca la panchina?
Secondo me sì. Ania? Beh, viste le premesse di oggi, sì. Deduco di sì. Ok, grazie Ania, grazie Jacopo, ovviamente di questo torneremo a parlare diffusamente martedì sera, sarà già vigilia di Siena-Teramo, il Teramo sarà già... Scusami fuori. Andrea, sì. Scusami, solo una considerazione che oggi ho dimenticato, oggi vi ascoltavo mentre ero in collegamento, è una cosa che non c'entra niente, hai sottolineato l'espulsione di Corsinelli facendo proprio lo spelling delle parole, ma guarda che Corsinelli io non ce l'ho mica titolare, cioè rosso a Corsinelli, cioè l'hai proprio sì. Sottolineato, ti volevo dire che io non ho messo il panchiere, guarda non mi è passato manco per l'anticamera del cervello che fosse un giocatore, ti scherzo. Era una dicitura in ritmo, diciamo così. Ciao ragazzi, stiamo tornando. Un abbraccio. Ciao, buon rientro a te, a Claudio Di Giuliantonio. Ania, hai sentito? No? Mi tocca pure sentire... gravi accuse, Andrea. Io quasi quasi replicherei con i gol. Mamma anche mia, mercoledì. Mamma mia. Anche oggi è però una sostituzione last minute vincente. Sì, esatto, ci ho notato. Va bene. Famoso fattore C. Esatto, che ci assiste, che mi assiste. Grazie Ania, ci ritroviamo nei prossimi giorni. Ciao Andrea, ciao Paolo. Ciao Ania, ciao. Paolo è sempre lì, tra poco andiamo con il treno della Serie D, ma prima un po' di pubblicità. Ultima volata, tutta dedicata alla... Serie D, tra poco il treno dei servizi, però riproponiamo la schermata dei risultati odierni, torno da Paolo Renzetti. Paolo, rispetto a questi risultati, cosa ti ha sorpreso di più, quale aspetto vuoi enfatizzare di questa prima giornata di ritorno? Sicuramente la sconfitta casalinga del Notaresco, che era reduce da due vittorie consecutive, la squadra di Epifani si era avvicinata, anche se non di moltissimo, alla vetta della classifica, e invece è tornata un po' a mostrare quello che è il difetto di questa squadra, che non riesce a fare benissimo nelle gare casalinghe. Non è la prima volta che i rossoblù perdono in casa. Oggi, insomma, questa sconfitta con il Fiuggi è arrivata in maniera sicuramente inattesa, pur rispettando la formazione laziale, che sicuramente ha avuto dei problemi, come è noto, ma è sicuramente un team che ha diciamo giocatore di categoria. Però dal Notaresco, dopo le due vittorie ottenute negli ultimi giorni, io mi sarei aspettato un successo che, insomma, visto anche il pareggio della Recanatese, avrebbe permesso a Bruno e compagni di avvicinare ulteriormente il primo posto, ma anche il secondo. Invece, insomma, questa sconfitta rimanda, ricaccia un po' indietro. Che poi Paolo è un po' in tendenza con quanto ha fatto il Notaresco nell'ultimo anno e mezzo. Noi più volte l'abbiamo sottolineato, il Notaresco fa delle vittorie importanti in trasferta, l'ultima il recupero di Castelfidardo, e poi vanifica tutto in casa, perché soprattutto gli scontri diretti non li vince, o peggio ancora li perde. Lo scorso anno, ricordiamoci, Notaresco Campobasso, Notaresco che veniva dal periodo Covid in quella circostanza, ma ci sono anche altri esempi da fare. Quest'anno Notaresco ha perso in casa col Trastevere, ha perso in casa con il Fiuggi, e purtroppo al Savini vanifica un tentativo di rimonta che era stato imbastito con le ultime due gare. Sì, ma infatti quello che sta accadendo nei fatti, perché insomma questa squadra, diciamo, rovina tutto quello che di buono fa in trasferta molto spesso nelle gare casalinghe. È anche difficile un po' spiegare perché questo accade, perché è chiaro che molti dicono la pressione, insomma, tutte le squadre quando giocano in casa hanno la pressione di dover fare il risultato, di dover fare una partita. Però dire che, insomma, il Notaresco spesso non riesce a vincere le partite perché c'è la pressione mi sembra piuttosto pretestuoso. Evidentemente questa squadra, per caratteristiche, diciamo, si trova meglio a giocare in trasferta, forse gioca meglio di rimessa, riesce a fare meglio quando viene attaccata per poi ripartire. Quando deve fare le partite, quando gioca in casa e deve cercare, diciamo, con maggiore convinzione il risultato, spesso
poi incontra la giornata sbagliata. Arriva l'intoppo. Paolo, andiamo a vedere i servizi. È un grande momento per il Chieti, che si è sbloccato in casa battendo la Recanatese e oggi ha calato il bis in questo caso, e anche in questa circostanza dando un dispiacere a un allenatore avversario che è stato un ex nero-verde. Allora partiamo dal derby Chieti-Nereto 2-0, poi il pari della Vastese con il Fano e infine la sconfitta casalinga del Notaresco col Fiuggi. I servizi di Samuele Mucci, Antonio Del Borrello e Matteo Falzon. Vittoria meritata per il Chieti contro il Nereto. Derby portato a casa dai neroverdi che si impongono per 2-0 con le reti di Fabrizi e Orlando. Al settimo minuto un cross attraversa l'area, ma Siracusa non sfrutta calciando alto. Al 34esimo ancora Chieti con Fabrizi, che viene servito in area e prova ad incrociare con un tiro raso terra, ma la palla esce di poco sfiorando il palo. Verso la fine del primo tempo il Nereto prova una reazione con Boito, ma il tiro è centrale e debole e viene parato da Forti. Primo tempo che termina a reti inviolate. Inizio di secondo tempo scoppiettante, con il Chieti che al primo minuto passa in vantaggio. Fabrizi approfitta di una deviazione di Salvatori e in tap-in mette a segno la sua nona rete in stagione. Al sesto minuto proteste della squadra ospite per un probabile fallo di mano e subito dopo Fabrizi innesca un contropiede, sventato però dalla retroguardia del Nereto. Poco dopo l'allenatore del Nereto Del Grosso viene espulso dal direttore di gara per proteste. L'ottimo secondo tempo del Chieti viene confermato con il raddoppio dei neroverdi. Al 20esimo corner battuto da Pietrantonio, Orlando colpisce di testa e porta la sua squadra sul 2-0 con la sua prima rete in stagione. 7 minuti dopo, altra grande occasione del Chieti. Dopo una serie di scambi, Fabrizi colpisce a distanza ravvicinata, ma De Luca effettua un'ottima parata evitando la rete del 3-0. Il Nereto è sempre più in affanno. Alla mezz'ora El Wasni spreca una ghiottissima occasione, dopo essersi liberato del difensore calcia fuori e il risultato rimane sul 2-0. Al 35esimo Ventola ci prova dalla distanza, ma la palla esce fuori di poco. Nei minuti restanti il Chieti continua a gestire ottimamente il risultato e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro mette fine all'ostilità. Il Chieti vince il derby conquistando 3 punti molto importanti ai fini della classifica. Siamo contenti, il regalo ai ragazzi se lo sono fatto loro, soprattutto l'hanno fatto a tutti i tifosi, ancora alla società che adesso stiamo spingendo da questo punto di vista per cercare di uscire subito da queste zone di classifica. E la partita è andata così, noi volevamo cercare di sbloccarla subito, perché il problema era sbloccarla, non tanto vincerla e basta. Quello che è successo all'inizio secondo tempo doveva succedere all'inizio partita. E devo dire che però abbiamo ragionato anche a livello di pazienza, che può sembrare pure un pochettino, da chi vede la partita, questo tipo di giropalla, di attenzione, però non vogliamo più sbagliare. E quindi siamo stati attenti a non rischiare quasi nulla e poi sbloccare la partita, da quel momento in poi è andata in discesa, dai. Noi veniamo da Montegiorgio, in quella settimana abbiamo fatto 7 punti, poi abbiamo fatto 2 sconfitte sanguinose, quella con Pineto e quella con Trastevere. Era già cominciato un po' il percorso da questo punto di vista, anche con i nuovi arrivi, era già iniziato questo percorso. Adesso l'abbiamo potuto sistemare nella pausa di Natale, che è durata un mese, e quindi il lavoro e il frutto sta arrivando adesso. Pensare in grande, non lo so, sicuramente domenica prossima andremo per cercare di vincere la partita, come è sempre stato, anche quando eravamo terzultimo, quartultimo. Voi lo sapete, io non ho mai detto che saremmo andati per un pareggio. Sapevamo della forza del Chieti, però in settimana ci siamo preparati bene. I primi 20 minuti eravamo un po' in difficoltà per capire un po' le uscite del Chieti, dopodiché ci siamo un po' compattati, abbiamo anche creato qualcosina. Purtroppo la classifica parla chiaro, noi veniamo da mesi e mesi di crisi, se così vogliamo definirla. Quello che ci rimane è la speranza, il cuore, ogni partita è cercare di accorciare questa amara classifica. Come ha
all'andata così al ritorno. Vastese e Fano nella prima giornata della seconda fase si dividono la posta in palio. Succede tutto nel quarto d'ora finale. A Jonathan Alessandro risponde Tortori con un calcio di rigore. La Vastese scende in campo con l'obiettivo di infilare il settimo risultato utile consecutivo. Il Fano arriva all'Aragona dopo i 14 casi di Covid e quasi mese e mezzo di riposo forzato. Primo tempo non bellissimo, pochi tiri in porta, il primo a provarci è Alessandro con una conclusione deviata in angolo. Poi risponde il Fano, Casolla apre per Brosco da buona posizione, tiro da dimenticare. Ancora Casolla scappa sul filo del fuorigioco, ma c'è un recupero miracoloso di Altobelli che costringe il centravanti ospite ad una conclusione debole. Il secondo tempo si apre con il Fano più intraprendente. Minuto numero 6, colpo di testa di Casolla da posizione centrale. Debole di Rienzo, blocca senza affanni. Ancora il numero 9 ospite. Punizione dal limite, conclusione al lato di nulla. Da adesso in poi poco o nulla da raccontare. I due allenatori provano ad aggiustare le due squadre con i cambi, ma poco o nulla cambia. Il match però si accende nel quarto d'ora finale. Al minuto 37, punizione calciata da Agnello. Sul secondo palo spunta Jonathan Alessandro che firma un gol pesantissimo. Vastese in vantaggio, gol personale numero 10. Potrebbe essere il gol vittoria, ma così non è. Al terzo minuto di recupero le noci a terra a Tortori, per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dagli 11 metri va lo stesso Tortori che spiazza Di Rienzo e firma il definitivo 1-1. Pari giusto ma beffa per la Vastese. Mister D'Addario, il finale recita 1-1, risultato giusto? Ma penso che i valori in campo siano stati questi, poi bisogna essere obiettivi perché abbiamo creato poco e loro hanno creato poco. Si è svolta maggiormente a centrocampo dove noi la prima parte abbiamo sofferto, la seconda parte l'abbiamo fatta meglio, ma siamo andati poco alla conclusione contro una squadra che è ben organizzata, sa che cosa fare e quindi poi chiude un po' tutti gli spazi. Il lavoro svolto è un lavoro importante che i ragazzi stanno facendo, stanno conducendo e quindi dobbiamo andare avanti con quello. Penso che dopo due sconfitte consecutive, voi non avete calcolato quanti punti abbiamo fatto noi in 13 partite, se l'andate a calcolare vi rendete conto che cosa abbiamo fatto. Non bisogna avere la mente corta, bisogna avere la mente lunga. Io sono abituato a guardare il sodo e a lavorare quotidianamente. Quotidianamente vuol dire che io martedì già preparo un'altra partita. Onestamente capisco che la Vastese possa recriminare il fatto di aver preso gol nel tempo di recupero, però come dici bene penso che la squadra avesse ampiamente meritato il risultato, quindi capisco che ci possa essere anche dell'amarezza da parte degli avversari, però io sono contento per quello che la squadra ha dimostrato in campo. In relazione anche a un periodo, a una sosta di 40 giorni e a tante incognite a cui andavamo incontro, con 14 casi Covid all'interno della squadra nel mese di gennaio, che chiaramente ci hanno portato ad allenarci anche con 8 ragazzi, e oggi le scelte sono state anche figlie del Covid, di queste situazioni, di chi si è potuto allenare in questo periodo, e sono contento perché la squadra ha dimostrato spirito e anche voglia di giocare su un campo difficile contro una squadra forte come la Vastese. Per la terza gara consecutiva mister Massimo Epifani conferma lo stesso 11, panchina per Speranza, Lopez, Petruzzi e Gallo sono i centrali difensivi, davanti trio offensivo composto da Valenti, Maio ed Esposito. L'Atletico Terme Fiuggi di Fabrizio Rumondini presenta l'ex di turno Manari che affianca in avanti So e l'italo nicaraguense Flores Atley. Capitano è Filippo Tajani, figlio dell'europarlamentare Antonio Fiuggino Doc. Nota curiosa, entrambe le squadre si presentano a questo appuntamento subito dopo aver espugnato il Galileo Mancini, gli abruzzesi nel recupero di mercoledì scorso, i laziali nel match di domenica scorsa, il primo del 2022 che ha chiuso il girone di andata.
La prima emozione dopo appena 9 giri di lancette è Lopez Petruzzi a svettare in aria, deviando una punizione di Esposito, palla alta di poco. Per buona parte del primo tempo è il notaresco a fare la partita, ma il Fiuggi si difende con ordine, tutto arroccato nella propria metà campo. Squadra dei mister Romondini che agisce in contropiede, sfruttando gli errori in appoggio dei padroni di casa. Al 29esimo è Gallo, nel tentativo di liberare l'area, a sfiorare l'autorete sugli sviluppi di un calcio di punizione, mentre al 37esimo è davvero pericoloso il Fiuggi, battuta di un calcio d'angolo, in mischia ci prova Frabotta, provvidenziale Maio che ad un passo dalla linea bianca salva i suoi allontanando. Il tempo si chiude al 43esimo quando riesce ad entrare nel vivo del gioco Valenti con un gran bel tiro al giro, Mergiri e Costa in simbiosi chiudono in angolo. Il numero 10 di casa è decisamente più nel vivo della ripresa e dal quarto d'ora, al termine di un bello spunto personale, sfiora il 7, palla alta di un niente. Ancora due giri di lancette e passa il Fiuggi, è solo ad approfittare di una corta respinta della difesa, il suo tiro dal limite è chirurgico e si infila alla sinistra di Sciba. Neanche il tempo di rendersi conto di essere sotto nel punteggio che i rossoblù di casa subiscono il raddoppio. È lo stesso numero 11 dei termali che sugli sviluppi di un angolo, 180 secondi dopo, è lesto e rapido, palla nel sacco. Notaresco 0, Fiuggi 2. Prova a reagire subito il notaresco grazie ai cambi operati da Epifani e uno dei neoentrati, Scimia, al 24esimo sfiora la rete, tiro dal limite che lambisce il palo alla destra di Mejiri. Orgoglio e volontà non mancano ai notareschini, ma manca la concretezza e la lucidità. E così l'azione più pericolosa, prima del triplice fischio, è di marca ospite, con Turzo in contropiede in pieno recupero. Sciba nega il tris. Arriva così la quinta sconfitta stagionale, la terza casalinga per il notaresco, che ferma la sua corsa dopo due successi di fila, mancando il sorpasso al Fiuggi, che al contrario allunga, consolidando il proprio terzo posto. Mister, dopo due vittorie consecutive arriva questo stop al termine di una partita giocata male, troppi errori in appoggio. Sì, sì, c'è molto amaro in bocca oggi perché volevamo fare una grande gara, volevamo vincere e purtroppo non è andata così, anche se la partita, il pallino della partita, il gioco l'abbiamo avuto sempre in mano noi, abbiamo cercato sempre di fare le cose, abbiamo cercato di rompere le due linee che hanno fatto loro. Abbiamo preso due gol stupidi, uno peggio di un altro, siamo stati nel primo troppo ingenui, nel secondo abbiamo perso l'uomo in aria e prendere gol così vicino ci ha un po' distrutto la partita, però rimane il fatto che veniamo da due grandi partite, oggi invece abbiamo fatto male, e meno male gli altri risultati, ho visto che ci hanno dato una mano oggi, però se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo fare altri tipi di prestazioni. Il rovescio della medaglia può essere il fatto di non aver approfittato di questi altri risultati? Ma poteva essere un'occasione importante per avvicinarsi ancora di più alla vetta, ma non è questo il problema di oggi. Il problema di oggi è la prestazione, perché poi bisogna sempre essere onesti, non siamo stati una squadra forte e abbiamo perso una partita dove la potevamo vincere se l'affrontavamo in maniera diversa, con più carattere, con più determinazione, con più umiltà. E ho già parlato con i ragazzi, tante volte le vittorie fanno male invece di fare bene, e da martedì ci rimettiamo con la testa sotto la sabbia, lavoriamo e prepareremo la prossima, poi non c'è da dire altre tante cose. Beh, effettivamente si può leggere in questo modo, cioè gli altri risultati hanno aiutato, ma in realtà chi è dietro come il notaresco doveva approfittare dei mezzi passi falsi di Recanatese e Trastevere, accorciare le distanze, invece così non è stato e anzi il Fiuggi ha allungato proprio sul notaresco, quindi insomma una partita nata male e finita peggio per la squadra rossoblù. Chi invece scoppia di saluti è il Chieti, che ha conquistato un'altra vittoria, un 2022 iniziato davvero benissimo, 0 gol anche subiti, 6 punti conquistati in quello che era un tabù, quello dell'Angelini, contro un Nereto che insomma viaggia purtroppo verso la retrocessione, se questi sono i risultati, anche se siamo appena all'inizio del girone di ritorno. Paolo, insomma un Chieti che si è sbloccato, il lavoro di Lucarelli, gli innesti di mercato e un attacco che, il gol di Fabrizi, oggi anche il primo centro di Orlando, funziona bene. Sì,
Sì, è arrivata questa vittoria contro un Nereto che ovviamente ha grandi problemi, e questo non per sminuire ovviamente la vittoria del Chieti, una squadra che stava rendendo al di sotto delle aspettative. Ora, al contrario per esempio del Notaresco, che ultimamente è riuscito a fare non benissimo in casa, il Chieti che invece in casa fino a qualche settimana fa non riusciva a vincere, questa volta in due partite è riuscito a portare a casa 6 punti, quindi evidentemente sta cambiando anche un po' il vento. Poi le stagioni possono cambiare anche diciamo con un episodio, diciamo la vittoria di oggi era una vittoria che ci poteva stare contro un Nereto che in evidente difficoltà, quella con la Recanatese è stata una vittoria importante perché ottenuta contro la squadra che sta dominando il campionato. Ma come dicevi anche tu prima, siamo all'inizio del girone di ritorno, mancano ancora diverse partite, quindi diciamo che è prematuro fare tanti discorsi, però per ecco, quanto riguarda Paolo, la è stato sollecitato Lucarelli, abbiamo sentito l'intervista anche sulla possibilità che Chieti possa alzare il tiro, no, dall'obiettivo salvezza se viene chiuso in anticipo, guardare più in alto. Riguardiamo la classifica, ma il Chieti può permettersi di fare questo tipo di proiezione verso il futuro? 24 punti, la zona play-out è lì sostanzialmente, è lì a 3 punti, la zona play-off è invece a 5 punti, ma insomma, prima di tutto, anche alla luce di quello che è successo nel girone d'andata, non bisogna fare forse troppi voli pindarici, bisogna dimostrare, questo è il mio punto di vista. Tu come la vedi, anche se Chieti si è rimesso bene in sesto? Beh, le ultime vittorie sicuramente hanno fatto fare un bel salto in classifica ai neroverdi. È chiaro che prima bisogna guardarsi alle spalle, una volta poi diciamo archiviato il discorso salvezza, le cose potrebbero anche cambiare, ma voglio dire, restando le abruzzesi, se il Chieti pensa anche in maniera legittima di poter in prospettiva fare un discorso in chiave playoff, a maggior ragione per esempio lo può fare la Vastese, che oggi avesse vinto la partita, certo, con Pano avrebbe invece sarebbe entrata a pieno titolo in zona playoff. Quindi questo è un campionato in cui diciamo le distanze non sono incolmabili anche tra le squadre che sono a ridosso. Ecco, il Chieti dovrebbe fare una striscia che è stata quella della Vastese, facendo una striscia, esatto, del genere magari cambi davvero la prospettiva al campionato e alla stagione. E in effetti parliamo anche della Vastese, che però oggi non ha brillato, l'ha riconosciuto anche da Derio, che ha detto il risultato più giusto è sostanzialmente questo pareggio. C'era stata quella zampata di Alessandro che poteva far preludere un'altra vittoria, e poi quel calcio di rigore. È arrivato prima un messaggio che ha parlato di rigore inventato, se possiamo vedere subito, magari lo commentiamo con Paolo. Io ho già visto in sede di montaggio, è un rigorino che si può anche dare, certo non è una cosa, non è un intervento solare, però il contatto tra le due gambe c'è, è appena dentro l'area di rigore. Ora qui magari rivediamo, però è un rigore molto cercato, un pochino ingenuo di Filippo che alza quella gamba destra, e non si può dire che sia un rigore inventato, è un rigorino. Questo, sì, questo è il mio punto di vista, Paolo. Sì, diciamo che non è un rigore evidentissimo, poi se come vedi il giocatore del Fano appena viene toccato, certo, cade a terra, diciamo rotola a terra, sì, questo forse anche un po' inganna il direttore di gara, è un rigore non direi dubbio. Beh, Tortori ma... è andato per prenderlo e se lo è preso. E se l'è preso. E purtroppo insomma... Di Filippo gli ha dato modo di farlo, alzando quella gamba e generando un contattino. Sì, tra l'altro dispiace perché il rigore è arrivato al 93esimo quando la partita praticamente era finita, però bisogna riconoscere anche i meriti del Fano, lo ha fatto D'Addario, lo ha detto anche l'allenatore marchigiano. Tra l'altro ricordiamo Andrea che il Fano è stata una delle squadre forse in Italia più bersagliata dal Covid, tantissime partite rinviate, giocatori fuori per settimane, quindi oggi ha diciamo... Ha detto Catalano in settimana sembravamo una squadra di calcio a 5 per quanto... Eravamo pochi negli allenamenti nel mese di dicembre. Io ricordo qualche settimana fa che nel Fano c'erano 12-13 giocatori positivi, forse anche di più. Quindi diciamo oggi la Vastese probabilmente proprio per i problemi
con cui sta ancora convivendo la squadra marchigiana, poteva e doveva fare qualcosa in più. Il Fano era in difficoltà, alcune scelte obbligate, lo diceva anche il loro allenatore, però la Vastese, vedendo il servizio, non è stata brillante, credo che alla fine... È pur vero che la Vastese ha anche avuto problemi di Covid e ha anche giocato una gara in più nel 2022, cioè il recupero con il Montegiorgio, quindi un po' il Covid, e anche la Vastese è andata ad allenamenti ridotti, poi tre impegni in una settimana, forse è per questo che oggi la Vastese è stata non brillante. Sì, infatti non è stata la Vastese che avevamo visto, per esempio domenica scorsa avevo assistito proprio io alla partita con il Nereto, anche se il Nereto è formazione sicuramente di lignaggio inferiore al Fano, però dici bene tu, tanti impegni ravvicinati e anche per la Vastese problemi di Covid che poi alla lunga purtroppo si fanno sentire. Peccato, perché la vittoria oggi era praticamente cosa fatta, e fosse arrivata la vittoria, la Vastese questa sera sarebbe qui a festeggiare il piazzamento playoff. E se noi ricordiamo dove si trovava Andrea la Vastese due mesi e mezzo fa, credo sarebbe stato un grandissimo risultato. Certo, e la Vastese fa sempre in tempo chiaramente a entrare all'interno della zona playoff, che è lì praticamente a un punto, anche se il Porto d'Ascoli deve recuperare una partita proprio contro il Fano, che non si è giocata la scorsa domenica. Rapidissimamente vediamo i prossimi turni. La C tornerà in campo già il 2 di febbraio, recuperando la seconda giornata di ritorno che si doveva disputare a inizio di gennaio, poi chiaramente ricordate a causa Covid c'è stato lo slittamento della giornata. Se abbiamo qualche problema, però, ricordiamo che il Teramo giocherà a Siena alle ore 18 e poi alle ore 21 il Pescara riceverà all'Adriatico Cornacchia la Carrarese, chiaramente per il Teramo un match importante in chiave salvezza, anche alla luce della sconfitta di oggi, con la posizione di Guidi un po' in discussione, qui non sono corretti gli orari, ma ricordiamo il Teramo giocherà alle 18 a Siena, mentre il Pescara giocherà alle ore 21 contro la Carrarese, Pescara che vuole centrare l'ottavo risultato utile consecutivo. La Serie D in campo invece domenica con queste partite, seconda giornata di ritorno, Castelnuovo in trasferta sul campo del Fano, Chieti a Fiuggi, bel banco di prova per entrambe le squadre, per il Chieti che si vuole assaggiare con una delle protagoniste. All'andata il Fiuggi vinse a Chieti per 2-0, Nereto Matesi, obbligo di 3 punti per il Nereto, Pineto Montegiorgio, non ne abbiamo parlato del Pineto che ha salutato in settimana Minnozzi, è arrivato un giocatore dalla Serie B svedese, insomma Pineto che deve un po' ricostruire dopo l'ultimo periodo di appannamento. Poi c'è questo derby Recanatese-San Benedettese, tutto da gustare, trasferta durissima per il Notaresco sul campo del Trastevere e trasferta per la Vastese sul campo del Vasto Girardi. Appuntamento domani sera con replay alle ore 21, un'ora dopo la chiusura del mercato, poi martedì chiaramente appuntamento con Proteramo, mercoledì l'Abruzzo del Pallone live per la Serie C, slitta a giovedì la trasmissione Pallavole di Sergio Zappalorto e poi chiaramente gli appuntamenti della domenica. Questa la settimana sportiva di TV6, grazie a Paolo Renzetti. Grazie a te Andrea, buona serata. E speriamo di ritrovarti presto sui campi sin dal prossimo weekend. Grazie in regia a Maurizio Daguì, grazie a tutti i colleghi che hanno lavorato sui campi. L'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone Live, come detto, è a mercoledì dalle ore 17:30. Buona serata.